un po' su quello che ha detto già Enzo, ma lo ripetiamo tutti, lo possiamo guardare in faccia tutti quanti. Cos'è mancato questo pugno di operai così decisi che hanno mostrato la loro faccia come sempre, sempre comunque. Allora, veramente che dovremmo fare questa riflessione, non per dare ragione a Enzo, noi l'ho vista, la dico adesso. È mancato quella che è un'organizzazione all'interno, oppure, forse mi esprimo male, quello che è una coscienza politica all'interno di questo pugno di operai. Questo è mancato. Chi di voi, chi di noi, chi volevo me, mi metto in mezzo pure io, ha avuto una coscienza politica da poter agguantare la situazione e allargare? Questo naturalmente era un seme che poteva essere seminato negli anni scorsi, durante la vostra lotta giorno per giorno e la lotta degli operai di tutti i tempi, giorno per giorno sul posto di lavoro. Invece mi si viene detto all'interno di queste organizzazioni non siamo apolitici. Che significa essere apolitici? Qual è l'organizzazione, quale etica culturale, se non c'è poi politica all'interno non resisterà mai niente. Bene, la classe operaia nelle lotte ha sempre fatto uso della sua propria politica per difendersi da questi signori politici che ci stanno massacrando. Per politica non intendo certamente legarsi a una delle organizzazioni che si chiamassero quanto vogliono di sinistra o comunisti o contro, io non ci credo a questi signori personalmente, scusatemi se qualcuno, ditemelo pure, fatemi pure delle critiche, tanto io le accetto tutto, ho le spalle ancora larghe, non ne accetto nessuno di questi partiti esistenti. Ma la politica all'interno delle classi bisogna farla, bisogna organizzarsi politicamente, solo con le questioni sindacali addirittura legali non andiamo da nessuna parte. È ora di cominciare a pensare veramente ad operai organizzati se vogliamo andare avanti. Da oggi in avanti io vi dico, armiamoci e organizziamoci, creiamoci all'interno una nostra coscienza politica. Lotte di classe ci sono sempre state e ci saranno sempre, la lotta di classe non la posso, ma se non c'è la politica all'interno, se c'è solamente difesa sindacale, addirittura legale, andremo mai da nessuna parte. La legalità oggi ce l'hanno in mano loro, l'hanno avuto sempre in mano loro. Noi possiamo difenderci armandoci della nostra politica, del nostro proprio orgoglio, nasce da dentro di noi la politica operaia, fino ad arrivare a fare una nostra organizzazione e nessuno ce la deve toccare. Io miro personalmente a quello che è un futuro partito operaio.